Sportes.it, classifica Venezia 2022, ci siamo processati, ci stiamo processando e il processo e il nostro processarci da un punto di vista sessuale, cannibalistico, storico, politico, mi sembra che sia il tema forte di questa Venezia 2022, 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la mia classifica sbagliatissima. E vediamo che cosa succede e le mie, diciamo, i miei desideri prima di sapere chi ha vinto o chi ha perso. Ma io dico, abbiamo scoperto The Dark Side of the Moon, no, of the Wise Man, 92 anni, misogino come pochi, serebrennico, fumilia e mortifica la moglie di Tchaikovsky. A Cannes, Wise Man dice, lo faccio pure io, non in 3 ore ma in 63 minuti, umilia, mortifica e distrugge la moglie di Tolstoi. Non so perché ce l'hanno con queste mogli russe, di grandi personaggi, questi registi, uncoupled, ma come lui la prende, la mette su un'isola, la isola su un'isola, la povera Sofia, in mezzo ai fiori, in mezzo ai flutti, e Sofia si lamenta, è piagnucola e dice che Tolstoi, non si capisce niente, il film è orribile e soprattutto Wiseman ha 92 anni, ma riscoprirsi misogino così e fare un film così brutto e così offensivo nei confronti di Sofia Tolstoi, ma perché? Abbiamo scoperto che forse appunto i documentari lo contengono, invece quando va in fiction tira fuori questo odio nei confronti, poi che t'ha fa? Immaginiamo, adesso lui è vecchio, c'ha 92 anni, Sofia non si sono incontrati, ecco, però probabilmente è successo qualche cosa, insomma, forse una parente di Sofia Tolstoi ha fatto qualcosa a Wiseman. 22esimo posto, il punto di riferimento del cinema italiano nell'universo Marvel in cui Dio esiste, anche la Virtus Roma Basket, Barbera, Doctor Strange fa così, Barbera c'entra, va nei multiversi e trova Palla Oro, lì che è il punto di riferimento del cinema italiano. Invece in questo universo qui è il penultimo film della mia classifica, Monica. Eravamo uomini, ci siamo processati sessualmente, ci siamo assolti e siamo diventati donne, torniamo a casa, che palle, il film di Andrea Pallaoro, Monica, 4/3, represso, depresso, deprimente e scolastico, un dramma che non va né di qua né di là e che non è nemmeno un dramma. 21esimo, con tutti questi attori anche quasi top come Clarkson, come Barresa anche, e non come Browning, e non si va da nessuna parte. 21esimo posto, ma come? The Son di Florian Zeller, lui è lo stesso regista di The Father, e su The Son ci crolla in questo modo. Sì, è possibile, il figlio è antipatico, il film anche di più, il figlio è insopportabile all'interno di The Son, il film intitolato Il figlio forse anche di più. E uno si chiede, ma com'è possibile che ha fatto The Father? Arriva Anthony Hopkins, per pochissimo tempo ti svegli, ma poi ha uno screen time anche inferiore a quello di Shia LaBeouf nei panni di Padre Pio, in un film che si intitola Padre Pio. I figli degli altri, 20esimo posto, Lazzaro Toschi, ce la mette tutta, Virginia Efira ce la mette tutta, anche in nudo integrale, la nostra Virginie Efira. Virginie è tanta, Virginie è forte, peccato che il film gira a vuoto e Rojdi Zem, prima di tornare in classifica meglio come regista, come attore nel ruolo di Ali, un disegnatore di automobili, non che fa il graffitaro ma che è un ingegnere, è il protagonista di una delle svolte drammaturgiche più idiote di tutta la classifica. I figli degli altri, Lazzaro Toschi, 20esimo posto. 19esimo posto, Chiara di Susanna Nicchiarelli. Ma come, potevi fare Jesus Chiara Superstar, potevi fare San Francesco Totti, pensa San Francesco Totti se faceva il trap, oh Chiara, è normale che bitch, forse l'avrebbero accusato di blasfemia, perché è un San Francesco d'Assisi in versione San Francesco Totti, quello di Andrea Carpenzano. Chiara è la Mazzucco, ma non è geniale, ed è un film della mia amatissima Susanna Nicchiarelli che non riesce a essere, e che è un po' è una bozza, e che poteva essere molto più rock and roll. Ci mette la canzone dove addirittura si cita l'urlo di Paolo di Girotti in Teorema di Pierpaolo Pasolini, seconda volta che c'è Pasolini, poi ci sarà anche un film magnifico Pasolini, e no, perché poi alla fine poi è muscio prima. E tu vedi Chiara che protesta, ma fino a un certo punto. Tu vedi Chiara che è rivoluzionaria, ma fino a un certo punto.
E poi c'è San Francesco che arriva e fa: è normale che abbiamo giocato bene. Ed è San Francesco Totti, Chiara, 19° posto. Susanna Nicchiarelli, purtroppo un passo indietro rispetto a Nico 88, stupendo, e rispetto a Miss Marx sui problemi della fallocrazia. Sei fallocratica, avrai dei problemi. Ci sono delle fallocratiche qua, mo arrivano. Madonna mia, mi sono spaventato già solo a vedere la scritta sopra Chiara. Ecco, questo è il contrario di Chiara, cioè un po' meno magari. Giabba the Hutt e Mr. Creosote, peraltro citato Il senso della vita nel bellissimo Ostlund che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, vedrete. The Whale di Aronofsky, madonna mia. C'è Brendan Fraser, l'hai detto te, dietro, sotto 2,5 quintali di latex, plastilina, mastice, cemento armato. Penso che ci sia di tutto. C'è anche Brendan Fraser, pare, secondo alcuni, sotto tutta quella montagna di make up. Il make up ambulante che piace a molti, a me ha fatto abbastanza ribrezzo. È un film pretestuoso, sensazionalista, artefatto, volgare e trash. Ho finito. The Whale di Darren, peraltro, scusate, adesso senza spoiler, però un film che si apre con uno che ha un attacco di cuore perché pesa 250 kg e riesce a sopravvivere perché uno gli regge una tesina su Moby Dick. Adesso abbiate pazienza. Io posso pure sembrare un buffone, però cerco di fare il critico cinematografico. 17° posto, Love Life di Koji Fugata. Questo non è brutto, non è bello, non è niente, che forse è un problema, perché a un certo punto speravo che diventasse un film La Stangata con i sordomuti che amiamo dopo Coda e che in realtà sono dei lazzaroni che te la mettono. E Il truffatore sordomuto potrebbe essere un filmone, lo trovi qua, però in realtà va a distruggere tutta una dinamica, e c'è fallocrazia, gigantesca fallocrazia anche qui nei confronti di un nostro ex sordomuto che noi pensiamo sempre di accudirlo. In realtà questo è un lazzarone che te lo raccomando. Love Life di Koji Fugata sembra un brutto film di Rokatsu Kureda, aveva un orgasmo pronunciando il suo nome calabresi in un bel film di Laura Chiossone. E Love Life di Koji Fugata, Hirokazu Kureda, is not. Blonde di Dominic, a proposito di arriva la regina della fallocrazia, Marilyn Monroe. Povera Marilyn, c'aveva la mamma fallocratica e quindi la ricerca del padre, la ricerca del maschio, il maschio gigantesco, il maschio che è Walt Disney, era uguale a Walt Disney, questo uomo fantomatico che mamma gli dice che è papà. E Marilyn, ma Daddy, Daddy, è in ricerca di Daddy, in continuazione chiama Daddy tutti. Io, se avessi incontrato Marilyn, mi sarei spaventato. E infatti non c'è nessuno di questi uomini che ha un rapporto con Marilyn che gli dice: ma Daddy de che? Anche l'intellettuale si fa chiamare Daddy. Non lo so, è un brutto film di Andrew Dominik, che è un bravissimo regista. Ana de Armas forse andrà a vincere l'Oscar, e soprattutto perché c'è la musica di Angelo Badalamenti. Allora, infatti io ho pensato a David Lynch per tutto il film. E Daddy, com'è Ana? C'ha i porri molto messi in rilievo, c'ha i nei che a volte si spostano. E Daddy, però la scena con Kennedy è repellente. Kennedy, la scena è discreta, però peccato, 166 minuti. L'immensità di Emanuele Crialese, 15° posto. Non puoi fare un film così tenue su un argomento così forte che ti riguarda poi così da vicino. Bella costruzione. E siamo da nessuna parte, e soprattutto siamo con un errore di ingredienti cinematografici molto importante. Se tu porti Penelope Cruz, è come Il sordomuto di Love Life, che il film diventa su di lui ma non è su di lui. Ecco, e qui c'è Penelope Cruz che è la mamma dolcissima, ma noi dovremmo stare con la figlia che c'ha parecchi problemi di non accettazione della propria sessualità biologica di nascita, e la Cruz se mangia il film e gli siede sopra più pesante, in senso buono anche, dei 250 kg di Jabba the Hutt in Aronofsky. Rumore bianco di Noah Baumbach, 14° posto, è stato l'apertura, era difficilissimo fare Don DeLillo bene, infatti non c'è riuscito. È un film anche che ci fa vedere degli anni 80 molto consumistici, e questo è un problema dall'ottica del 2022. C'è un finale un po' scemo,
con gli LCD sound system che sembrano sempre di più i Talking Heads, la brutta copia dei Talking Heads, in un supermercato musical, e anche qua lo potevi spingere ancora di più, lo facevi ancora più sperimentale come Chiara Di Minchiarelli. Allora fai un musical, fallo, distruggi De Lillo per portarlo bello al cinema. Invece pedissequamente l'amatissimo Baumbach, che qui aveva portato Storia di matrimonio, un capolavoro assoluto, ci ha provato. È uno dei tanti film Netflix che hanno dato carta bianca, altra linea del festival, un po' più di nicchia rispetto alla linea tematica che mi piace di più, perché è larga ed è bella ed è su tutti, cioè il processo, no? Siamo processati, ci processiamo, stiamo processando qualcosa dentro di noi, stupendo. Qui invece una linea un po' più di nicchia, un po' più per addetti ai lavori, Netflix. Netflix, ne abbiamo parlato con i miei colleghi, Netflix che dà grandissima carta bianca, dà una grande libertà, e questo crea movimento, ma crea anche ipertrofia. Questo è un film veramente ipertrofico. Rumore bianco, Baumbach. Ah, oh, questo se lo vede uno che aveva fatto un furto al Cavò il 17 luglio del 1999, il Cavò della Banca di Roma, Piazzale Clodio, se lo vede quello, dice: oh, ma io in Francia, altro che aver creato Mafia Capitale grazie a quel furto in quel cavò, aver potuto poi ricattare tutti, aver avuto tutti i dossier peggio di quelli di Michele. Michele c'ha i dossier degli amici, ex 68 in bianca, questo c'aveva i dossier di tutti, e infatti è diventato quello che ha gestito tutta l'Italia degli ultimi 20 anni. Ecco, però visto che era nero all'inizio, se vedesse Athénée di Gavras direbbe: ma in Francia dovevo andare, in Francia, perché in Francia, ragazzi, sono tutti degli esagitati pazzeschi, soprattutto i sottoproletari delle banlieue, vanno in giro così, se sparano anche tra di loro, vogliono far casino. La Francia è un paese completamente idiota, è peggio di quello di As di Jordan Peele, può prendere fuoco, può essere manipolato dall'estrema destra in 2 secondi, oppure no, comunque vada. Athénée di Gavras, suo padre faceva i film intelligenti, è un film testosteronico per bambini che mi ha anche abbastanza fatto ridere. Athénée di Gavras. 12° posto, Eternal Daughter di Og. No, non c'è il daddy, qui c'è mammi. Mamma, cara, oh figlia, tutte le buone maniere, tutte le moine, questa Inghilterra di Tilda Swinton, che è madre che figlia, siamo in albergo, c'è la nebbia, ci mettiamo con la copertina, col cane, i libri, mamma, figlia, oh, questo merluzzo, hai provato il salmone, mamma, ma papà, qui te la ricordi, mi ricordo il camino. È una cosa che i feticisti delle buone maniere inglesi potrebbero avere multipli orgasmi. Ha un finale che mi ha ricordato By the Sea, che è un film che amo perché se stavano a sdrumare Brad Pitt e Angelina in quel film, e su tish, 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 adesso non si vede, sto facendo il gesto tish, è come se io richiudessi tish, 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 cioè la potenza dell'artista, e che manipola anche noi spettatori, ovviamente. E vabbè, detto ciò, oltre questo, è anche il figlio di Suspiria, c'è Tilda Swinton, che è tutto. Gli potevano far fa pure la portiera. The Eternal Daughter di Della Hogg, 12esima posizione. 11esima posizione, Beyond the Wall. Comunque, guardate, questo non è stato un pessimo concorso, perché a Cannes era tutto più moscio. Io devo dire che ho trovato delle cose che mi sono piaciute, anche, no, adesso, da The Whale in poi qualcosa c'è. La scena con Kennedy mi è piaciuta in Blonde. Nell'immensità, no. Nel rumore bianco, no. Athénée, no. Love Life, no. No, allora, diciamo così, che da The Eternal Daughter in poi effettivamente qualcosa lo trovi, e di, diciamo, più in media qualitativa, dal mio orribile punto di vista, ovviamente, in questo concorso della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E infatti qua adesso andiamo a salire, perché Beyond the Wall ci fa vedere un Iran in cui, ve lo ricordate Rizzieri? Si stava suicidando, Leopoldo Trieste, in seduta abbandonata, poi qualcuno gli dà un'opportunità nella vita, che divertente. Qua c'è qualcuno che si sta provando a suicidare malissimo, con l'impiccagione, molto peggio di Rizzieri, e forse qualcuno gli darà un'opportunità nella vita. Siamo in Iran ed è l'incontro di due soggetti sociali in grossa difficoltà. Uno è depresso, si vuole suicidare, è mezzo cieco e si scalda le sigarette in padella.
e l'altra è una mamma che ha preso le botte a una manifestazione politica. Sì, è l'ira dell'Iran, sì, abbiamo paura dell'Iran. Beyond the Wall, questi si incontrano in un appartamento. Le mien di Rushdie Zem, quanto è brutto Rushdie Zem, ma è mega colpa sua, è colpa della Zlotowski. Quanto è pessimo Rushdie Zem in una svolta drammaturgica delirante nei Figli degli altri della Zlotowski. E devo dire che come regista si prende tutti sti suoi amici e colleghi bravissimi, ma li vogliamo citare, ma perché no? Adesso non li troveremo mai. Sì, sono Sami Bucilac il protagonista, fantastico, di origini tunisine. Rachid Bouchareb, che aveva diretto Rushdie Zem e Bucilac in un film che aveva dominato a Cannes, Days of Glory, che insomma, vabbè, sono tutti figli del colonialismo nordafricano, attori, registi, c'è anche Mai Wen. E Rushdie Zem fa tutta questa famiglia, appunto, figlia del colonialismo francese del Nord Africa, fatta di grandissimi attori, e con una cosa che capita buffa, che ricorda tutti, dicono, I Love You di Woody Allen, c'è un personaggio che cambia all'improvviso e diventa scontroso e antipatico da che era un pezzo de pane, anche troppo. Mi sono divertito. Le Mien di Rushdie Zem, commedia familiare. Nono posto, Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, la storia dei Braibanti, raccontata con una fredda lucidità. Leonardo Maltese da brividi quando va a fare la deposizione al processo. Eccoli qua che veniamo processati, siamo processati, Braibanti è processato, si processa politicamente un giornalista dell'Unità interpretato da Elio Germano, perché il suo giornale di partito non vuole difendere Braibanti, anche se Braibanti è compagno e non si può usare il termine omosessuale. No, questi erano Biggio e Mandelli. Non si può usare omosessuale, appunto, vedete, loro enfatizzavano quel termine in chiave di commedia nei soliti idioti, e invece in quegli anni, e sono gli anni 60 ragazzi, ieri, omosessuale non si poteva usare nell'Unità, anche se Braibanti era compagno. Allora è una brutta storia che Amelio trasforma in un bel film molto lucido, che ricostruisce molto bene quanto, come nel 68 gli animi si infuocavano, ma per Braibanti ci andavano 30 persone a protestare sotto il Palazzo di Giustizia. Non male. E Leonardo Maltese è da brividi al processo, quando viene processato e non può più essere processato perché è stato elettroscioccizzato, è stato brutalizzato prima che intervenga Basaglia nei manicomi italiani, ed è una cosa terribile. Amelio fa grandissimo cinema politico con 6 minuti di piano sequenza di Maltese che infatti non ha più nemmeno rabbia attorno a sé, non ha più nemmeno sdegno della famiglia. Lui era il giovane innamorato di Braibanti, è arrivato così bruciato, è arrivato così lobotomizzato che è una cosa che è una sequenza magnifica, magnifica. Il Signore delle Formiche, Gianni Amelio, e Maltese, io voglio che vinca il Mastroianni per il miglior attore emergente. All the Beauty and the Bloodshed di Poitras. Lei vuole processare e lei si è processata. Stupendo ritratto di Nan Goldin, la fotografa della provocazione, la fotografa dei trans, altro che palla oro, la fotografa dell'emarginazione, Bones and All, e la fotografa, la grande fotografa dei giri di John Waters, Jim Jarmusch, di quella New York così, così marginale, di quella New York così puzzolente, di quella New York così rancida, che Andy Warhol non ci andava nei locali di Nan Goldin. E noi vediamo Nan giovane, bella battagliera anche da un punto di vista sessuale, e Nan vecchietta che ancora è una spepera. E io sono impazzito per questo documentario della Poitras, questa è Citizen One, una grande cittadina del mondo, una grande cittadina della cultura nordamericana, Nan Goldin, stupendo. E poi dopo da vecchietta si incazza e vuole processare, e va anche lei in un'aula di tribunale a testimoniare il processo, l'industria farmaceutica, straordinario. Tar, ma che la processano? Che lazzarona che è Lidia Tar, i robot, Lidia, che mi ha ricordato me, perché è una vecchietta idiosincratica, politicamente scorretta. Ah, Lidia, questo è un film She Too, questo è un film col Me Too che fa She Too, cioè, che sembra anche un insulto romanesco, ma che è in realtà una cosa interessantissima, che non so quanto potrà essere accolta, soprattutto in Nord America, anche agli Oscar, cioè Todd Field, che era il medico sfigato di Ice Wide Shut, fa un film che non faceva fin dalla vita, fa un film molto interessante in cui dice
Sci tu, nel senso che Lidia è un genio, è potentissima, è una direttrice d'orchestra, ma qualcosa di più, è una super artista che... Ma che hai prevaricato sessualmente, Lidia? Di la verità. Ma che hai fatto, Lidia? Sei la zarona. Se tu ti comporti male, se c'hai la vagina anche al posto del pisello, possono succedere brutte cose. E sai che c'è? È anche giusto che succedano. Questo è il senso di tardi, Todd Field. Nasce un nuovo modo di fare cinema. Lo sci tu. Forse un po' troppo presto rispetto al 2017. Sono passati 5 anni di Me Too, dove giustamente ci stanno processando e ci stiamo processando Marilyn dentro la storia del cinema per come abbiamo trattato le signore. Che Field fa un po' rivoluzionario, secondo me potrebbe essere rifiutato, che dice no, sci tu, dice Todd Field. Cioè, anche una signora se può comportare male. Tara Blanchett, miglior attrice, ma perché no? A Venezia. Sesto posto, The Banshees of Inisherin di McDonagh, tardissimo, via via, gli spiriti dell'isola. Il folk è morto, perché il folk muore quando noi, che siamo folk, siamo davanti alla contemporaneità che si ammazza ed è faida, allora anche noi veniamo contaminati. Anche noi spiritelli dell'isola simpatici veniamo contaminati, quindi è un casino e ci cominciamo ad ammazzare tra di noi. Divertente, forse una barzelletta tirata per le lunghe, divertente, con un finale che va in questa direzione, ma non è... Ha fatto Tre manifesti a Ebbing, Missouri, è il problema Baumbach. Hai fatto un filmone prima, McDonagh, però non è male. Bardo di Ignarito, mi è piaciuto come lui abbia raccontato probabilmente il calvario che quanti l'hanno preso per il culo in Messico dopo il trionfo di Birdman e il trionfo di Revenant. Ma per gli altri, per i gringos che ti si sono inchiappettati il paese tra il 1846 e il 1848, e là l'Iñárritu, ho avuto la sensazione, mi è piaciuto questo film perché lui è tornato in Messico e gli hanno detto cabron, che è un termine che viene sempre detto dentro questo film, cabron, cioè te sei venduto, sei un pagliaccio, adesso sei un servo dell'industria nordamericana, e lui mette questo, è stato lontano per 5 anni che glielo dicono, secondo me, e fa questo film che è, per me è bellissimo, Bardo, soprattutto perché c'è questo che è Iñárritu, che sta ripensando alla sua vita e fa ma porca mignotta, e quindi tra la vita e la morte avrei scelto l'America, come cantava il grande Francesco De Gregori, e lui tra la vita e la morte cosa sceglieresti, Iñárritu, l'America o il Messico? E questo è un film lancinante su un processo interiore di un artista che è spaesato. L'ho trovata una delle cose più sincere dopo Madre di Aronofsky, sul proprio nero, che in questo caso è uno spaesamento, ma una cosa che mi ha molto commosso. Bravo Iñárritu, Bardo. Argentina 1985, processo per un paese, ma noi dobbiamo andare avanti. Ma noi abbiamo buttato, noi siamo stati Videla, noi siamo stati una dittatura militare, noi abbiamo fatto scomparire delle persone, le abbiamo torturate, Braibanti, in un momento storico terrificante in cui no, ma c'era la guerra, ma quale guerra c'era? No, ma c'era la guerra, no, ma non c'era la guerra. Allora, la guerra fredda è stata anche questo nel Novecento, il regime militare di Videla deve essere processato, perché se noi non ci processiamo quando eravamo fascisti, dove possiamo andare? Dove potranno andare i nostri figli? E questo è molto importante per le nostre comunità, e quindi è un grandissimo film. Argentina 1985, voi direte va bene, ok, però no, nella prima parte c'è disorientamento perché Strassera, il pubblico ministero che deve processare, viene preso in giro da tutti, e così ti destabilizza come spettatore, lo cominci a prendere in giro anche te, e poi però ti rendi conto che Strassera, che cavolo di compito che ha, è un compito difficilissimo. Gran film, Argentina 1985, Mitre. Kers, Nist di Panay, lo processano sempre. Questo va in un villaggio con i suoi eroi dell'umiltà, con i suoi eroi della povertà, li riprende in modo meraviglioso, come un grande regista, come lui, amante degli umili e umanista, figlio di De Sica, figlio di Chiarostami, che era figlio di De Sica, di Rossellini. È un film che mi ha distrutto, perché Panay anche lì viene processato, oltre che dal governo dell'Iran, come accade in questi anni, anche in un villaggio dove si è rifugiato viene processato. È una cosa pazzesca il processo che ci insegue, Panay che viene inseguito, Panay che sta in macchina, poi ti dà... perché fai quella cosa? Vabbè, insomma, comunque, capolavoro. Come li fa poi sti film nella situazione in cui si trova?
Sento Mer di Alice Diop, forse vince il Leone d'Oro, forse è giusto, forse no, deve vincere quello sopra, però questo, cioè nel 2022 ancora ci stiamo a fare problemi Avatar, ancora ci stiamo a fare problemi 3D, ancora ci stiamo a fare problemi UFX, ancora ci stiamo a fare problemi dello sguardo, basta questo. Non è un movimento di camera, è un movimento del corpo, è il movimento del collo, il movimento di sguardo di Madame Colie che guarda Ramà. Ramà siamo noi e Madame Colie ci dice: tu sei venuto al processo mio e mi stai spiando e mi stai sfruttando. Adesso io entro nella tua testa e ti distruggo. La Malangà interpreta Madame Colie, che è il personaggio più terrificante di tutta la 79esima edizione della Mostra Cinema Venezia, e questa cosa che fa mi ha ciò, vabbè, penso che la sognerò per tutta la vita Madame Colie, penso che avrò paura di Madame Colie fino agli ultimi giorni della mia vita. Santo Merdi, Alice Diop, capolavoro assoluto. Io però vorrei che vincesse il Leone d'Oro, il film che ho amato di più di Santo Merdi, di poco ma di più, si intitola Bones and All di Luca Guadagnino, è una cosa incredibile, è più disorientante di Saint-Omer. Saint-Omer io ce l'ho, io Madame Colie ce l'ho, io l'ho processato, io mi sono processato e ce l'ho. Questo è un film che io ancora non ce l'ho, io non vedo l'ora di rivederlo due volte, tre volte. Questo è un film che mi ha distrutto, perché è un film sulla generazione Z che ritrova, grazie a Luca Guadagnino, trova una speranza. Sono cannibali perché sono figli nostri, ci hanno mangiato giustamente e forse devono scappare, forse devono trovare la libertà di un nuovo amore con un nuovo mondo, noi che gli abbiamo detto che non l'avranno. È una cosa ambientata nell'88, ma è un film sulla generazione Z, e giustamente ci sono due idoli, Taylor Russell e soprattutto Timothée Chalamet, che diventano i simboli di una generazione che noi abbiamo già dato per persa e che invece si ritrova anche grazie, voi direte, del cinema. E no, questo è un film di uno che crede nel cinema, con la C maiuscola, anche questo è Bones and All. Questo è il film di uno che dice, nel momento in cui diciamo che il cinema non conta più un cazzo, e forse è vero, lui dice no, se invece io ti faccio un film che è un manifesto politico, come spesso fa, sul fatto che invece tu ce la puoi fare, tu ce la farai. E adesso forse si capisce, forse qualcuno lo capirà anche in un cinema italiano ignobile che umilia Guadagnino ai David, dove viene battuto da Dogman, forse qualcuno capirà anche nel nostro paese che questo è un regista che sta dicendo qualcosa di molto bello e profondo a una generazione di cui nessuno è interessato, soprattutto nel nostro ignobile paese di vecchi di destra. Bones and All di Luca Guadagnino è tutto questo per me, se non di più, e cioè una destrutturazione dell'horror semplicemente sublime, con un Timothée Chalamet ancora più bravo di Chiamami col tuo nome, che è diventato ufficialmente con questo film il nuovo James Dean, il nuovo Marlon Brando, la nuova icona che rappresenta una generazione, i suoi traumi, i suoi drammi, ma anche le sue speranze e la sua bellezza, la sua enorme bellezza. Bones and All per me deve essere Leone, non ha mai vinto niente nei festival e è arrivato all'età giusta, e che cosa deve fare di più? Grazie a tutti i miei colleghi, grazie ai film, a tutti i film, e grazie a tutte le persone affettuose che le rare volte che sono uscito da questo posto, perché sono stato qua per 10 giorni da solo, il mio coinquilino non c'è stato mai, vabbè, comunque questo non c'entra, e grazie a tutte le persone che mi hanno così incontrato e mi hanno salutato e che, con grande affetto e cortesia. Viva il cinema, viva Bones and All, Saint-Omer, Kerst Nist di Panay e tutti gli altri, anche fino a, no, Uncoupled di Wiseman, no. Ciao, Bad Taste!